Ciao, sono Enrico Parolin, il tuo painter coach, il tuo trainer che ti accompagnerà in questo nuovo cammino creativo della quarantena. Chiaramente in un riposo forzato sto cercando di dare dei contributi e dei consigli anche per sdrammatizzare e impegnare il tempo. Ho creato questo format hashtag quarantena creativa per insegnarti ogni giorno 40 nuovi effetti materici di design. Ti insegnerò tutta la parte della didattica, dell'applicazione, dei campi, dei supporti. Non riusciremo a fare la parte di applicazione dal vivo perché, come tu ben sai, siamo stati a casa a riposo forzato e non abbiamo neanche la possibilità di andare in cantiere. Ti scrivo queste cose che dopo troverai nei commenti e anche registro questo video perché sono impossibilitato di farti vedere live le mie decorazioni, però ti voglio insegnare la didattica. Vedremo 40 effetti, oggi vedremo il primo di 40 effetti e vedremo la calce rasata. Dimmi che sei pronto, sei pronto? Benissimo. Carta e penna, mi raccomando, scrivi e annotati tutte queste informazioni importanti che ti dico. Stai a bene attento. Per eseguire questo effetto abbiamo bisogno di la strumentazione, un rullino a pelo medio. Attenzione, io ho preso il rullino in base al tipo della parete. Andiamo a verificare se prendiamo un rullo grande o un rullo medio. Dopodiché avremo bisogno di una spatola con l'angolo smussato per applicare la nostra calce, una spatolina che ci permetterà di prendere il materiale nella fase di stesura e una spatola praticamente smussata la pata con l'angolo lucido, vedete? Questo è importante nella fase di compattatura e nella definizione della texture finale. Comunque qui sotto nei commenti troverai il link dei tipi di materiali. Non sono qui per venderti nulla, né per venderti attrezzature, neanche materiale. Ti insegnerò la didattica per applicare qualsiasi tipo di materiale che troverai in commercio e deciderai tu di applicare. Benissimo, dopo il materiale, dopo l'attrezzatura passiamo al materiale. Per il materiale che cosa ha bisogno? Di un fissativo all'acqua per dare alla nostra parete, un fissativo che andrà diluito 1:3, ok? Un fissativo all'acqua, un primer che sarà un primer ancorante per il nostro grassello di calce. E il nostro grassello di calce, chiaramente avremo bisogno di un grassello di calce invecchiato 36 mesi e stagionato. Scrivi bene questi appunti perché procederemo alla fase applicativa. I campi di applicazione sono molto importanti, cari amici, perché possono essere diversi. Avremo un supporto in cartongesso, un supporto in muratura, una parete già dipinta. Ecco, oggi andremo a vedere una parete già dipinta, come andremo a intervenire. Per cui vedremo la didattica dell'applicazione della calce rasata. Che cosa dobbiamo verificare? Innanzitutto dobbiamo sempre verificare la complementarietà dei nostri supporti e dovremo verificare l'ancoraggio, il buon e idoneo della nostra parete. Quando abbiamo verificato questo passaggio, dobbiamo andare a dare un fissativo. Il fissativo che cosa fa? Mi blocca l'assorbimento e mi permette di andare con il mio primer. Dopo 6 ore andremo all'applicazione del primer. Dopo circa 8 ore andremo all'applicazione della prima mano. Forse andrò troppo veloce, ma ho talmente tante cose da dirti, perdonami. Comunque, dopo ti ripeterò tutti i passaggi. Passate le 24 ore, andiamo con la stesura della seconda mano o il giorno dopo. Andremo a stendere il materiale, il grassello di calce con la nostra spatola e andremo bagnato su bagnato a passare un'altra fase di stesura della nostra applicazione. È molto importante questo. Dopo circa appena il materiale, circa neanche un'oretta, inizia a opacizzare, con la spatola della lama lappata andremo a lucidare il nostro supporto. Perché questo? Quando noi andremo a lucidare la calce rasata dobbiamo decidere se vorremmo
una finitura opaca o lucida. Se la vorremmo opaca non andiamo a fare troppa pressione, se la vogliamo lucida andremo a incidere. Ti ricordo che più lucida la calce, più la compatti e più chiaramente viene lucida. Bene, riscriviti gli appunti, rileggiti, se hai qualche domanda scrivemela qui sotto nel commento. È importante questo perché noi dobbiamo tenerci sempre aggiornati. Non ho capito un passaggio, ho trovato dei problemi di scrivetemi e mi raccomando iscrivetevi al mio canale per non perdervi l'effetto della quarantena creativa. Domani vedremo un altro effetto, lo stucco veneziano. Mi raccomando, seguimi perché ne vedremo veramente delle belle. Mi raccomando, iscriviti al mio canale e ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!